Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo a Cleto per la festa di Sant'Antonio, quest'anno finalmente organizzata dal comitato che l'ha promossa, e qui intorno a noi ci sono tante persone. In mia compagnia Andrea Formica, che tutti conoscono come il cuoco veramente, io almeno lo conosco come tale o comunque come persona che raccoglie i funghi, però è lui che è uno dei responsabili, quindi gli chiediamo come l'avete organizzata, ci sono stati dei problemi, siete riusciti insomma a unire un po' di persone finalmente dopo la pandemia, penso che sia la prima. Sì, è vero, è stato un po', no, difficile, è stato abbastanza normale, diciamo che c'è stato un po' di attesa dopo dei anni di pandemia, non sapevamo se poi la gente corrispondeva. Noi come comitato siamo soddisfatti, sono arrivate molte persone, abbiamo fatto una bella processione, un po', diciamo, dopo tanto tempo c'era molta gente che poi dobbiamo dire che ha contribuito la gente anche su questo. Noi siamo contenti, ringraziamo tutta la popolazione, i paesi limitrofi che ci hanno aiutato pure, e poi ringraziamo tutti quanti, speriamo che questa cosa, manifestazione, continuino e che finalmente questa pandemia vada via e che ci porta di nuovo alla normalità. E tutto questo, insomma, noi siamo contentissimi, veramente. Questa sera si guarda qui intorno, c'è molta gente, c'è un buon panino qua, se potete gustare, anche se stasera io non sono in veste di paninaro oppure di cuoco, ma sono in veste di un membro del comitato, dove ringrazio anche i miei colleghi, diciamo, del comitato, e ringrazio tutti. Ringrazio anche a te, Cristiano, che sei venuto qua stasera, faccio onore. È il minimo. Poi tra l'altro posso dire una cosa, finalmente sentiamo anche un po' di musica in piazza, c'è una band che suonerà, oltre insomma alle bancarelle che finalmente ci sono, come dicevi tu, si mangia, finalmente Cleto la vediamo un po' viva, che era tanto tempo insomma che non la vedevamo viva, quindi siamo contenti di vedere questo. Sì, è vero, infatti c'è una band che viene da Salerno, anche loro fanno dei sacrifici, sono contentissimi di venire qui stasera perché anche loro hanno sofferto con questa pandemia. E noi che possiamo dire? Siamo contentissimi, c'è poco da pensare. Io di nuovo ringrazio ancora perché c'è molta gente, c'è stata la banda musicale che ci ha seguito da Mantea, ringraziamo l'amministrazione comunale perché ci ha dato dei bei contributi, ci ha dato il palco, l'energia elettrica, diciamo, la banda musicale, le luci che sono qui attorno, per cui sono state la piazza, perché loro è stata patrocinata col comune, ringraziamo tutti, la forza dell'ordine, i carabinieri e tutti, la NAI. Se dimentico qualcuno, però diciamo ringrazio in generale tutti quanti, specialmente la gente di Cleto perché hanno contribuito veramente alla grande. Quindi cosa dire se non buona festa di Sant'Antonio 2022, allora ci auguriamo che anche l'anno prossimo venga ancora più gente, quindi questo è un inizio dell'estate, ringraziamo il comitato, ringraziamo Cleto e tutti quelli che hanno contribuito alla riuscita di questa bellissima festa. Sì, senz'altro, ringraziamo tutti e che l'anno prossimo si vada migliorando un po', perché quest'anno era una prova, dopo due anni insomma era così, però siamo riusciti lo stesso, sperando che l'anno prossimo sia ancora più bella, più partecipata ancora, e poi niente, di nuovo all'anno prossimo, speriamo tutto bene. Liberi.tv, Riccardo Cristiano, Cleto.